15. Lista Bonino, il risultato insieme a quello di Forza Italia evidentemente più clamoroso, dal 9 all'11, gli promette il sondaggio post voto realizzato da Abacus, così come ci ha spiegato poco fa. 7%, Forza Italia 23-27%, Alleanza Nazionale segni tra il 12 e il 15%, CCD tra il 2 e il 4%, Lista Bonino 9-11%. Lista Bonino 9-11. Grande successo per la lista di Emma Bonino e per i democratici. Lista Bonino, dato clamoroso tra il 9 e l'11%. Movimento Sociale. Ma certamente il risultato più clamoroso, l'abbiamo detto anche in apertura di giornale, viene dalla lista Bonino. Il partito di Marco Pannella otterrebbe un eclatante, a questo punto possiamo usare questo aggettivo, risultato tra il 9 e l'11%, un successo davvero incontestabile se fosse confermato e su cui pochi alla vigilia di questo voto europeo avrebbero scommesso. Ed esordio positivo. Subito le parole di Pannella. Dice Pannella: noi saremo partito di opposizione alla maggioranza, ma saremo anche partito di opposizione all'opposizione. Su questa frase devo dire è scattato un applauso molto fragoroso qui all'hotel Ergife. Continua Pannella: sceglieremo contratti politici di volta in volta, come dire, gli alleati ce li sceglieremo di volta in volta. Un messaggio molto chiaro a chi credo legittimamente tenderà a contendersi questo 9,7% stando alle ultime proiezioni. È tutto, linea allo studio. Grazie Presidente Giorgino, magari il tuo vicino con i baffi si va a divertire da un'altra parte la prossima volta, grazie. Vediamo. Torniamo. Che AN è sotto l'11%, la lista Bonino al 9,6%, i democratici al 7,5%, è sorprendente appunto vedere in quella quarta posizione ormai consolidata la lista di Emma Bonino. Mentre resta, come vedete, di 9 punti precisi il divario. Ma Bonino, sentiamo anche l'audio. Emma. Laura, a te la linea, Ciarallo, sei in linea. Emma, se ce la fai. Emma. Qual è il tuo stato d'animo? Onorevole Bonino, mi scusi per il TG1 in diretta. Emma. Qual è il tuo stato d'animo? Beh, una, non so se è una dichiarazione, un ganassino sulla guancia, un buffetto di Emma Bonino, la nostra inviata. Certo, si capisce che lì si festeggia, ripeto, questo è il commento icastico di Emma Bonino dopo quel 9,6 che gli ha garantito la nuova proiezione. Siamo al 53% del campione che compone la proiezione completa, siamo vicini a quel 66% che Pagnoncelli, gran capo dell'Abacus, considerava la soglia dopo la quale praticamente i dati si consolidano. Da una donna che si limita a gioire, sentiamo un'altra donna. Una critica alla politica e una incompletezza della trasformazione del sistema politico italiano. Vediamo la protagonista, una delle protagoniste di questa tornata elettorale, la Bonino, che non si lascia avvicinare ma è visibilmente contenta e commossa. Non risponde. Giorgino ci riprova, imperterrito, senza successo. Sì. Niente da fare Giorgino, mi pare, vero? In alcuni anni di carriera giornalistica non ho mai visto una situazione così difficile dal punto di vista professionale come quella di stasera. Sì, non mi sento di dirti ritenta, sarai più fortunato, non te lo dico, non te lo dico, eh? Però restiamo sulle immagini della Bonino che ancora alle tue spalle, ecco, festeggia, si abbraccia con i militanti. Si può valutare, Giorgino, quanta gente c'è all'Ergife, quanta gente è arrivata per questa festa? Ecco, un migliaio di persone, di militanti, ci sono molti giovani ma anche professionisti, c'è anche un extra comunitario che è uno dei più scalmanati accanto alla Bonini. In questo momento sta issando la bandiera con la scritta appunto Emma Bonino. L'opinione prevalente qui fra i militanti è che ha sicuramente vinto l'impegno della Bonino come commissario europeo e soprattutto ha funzionato l'organizzazione che era stata messa in piedi per Emma Bonino, Presidente della Repubblica. Sentite questi momenti di grande euforia. E Pannella, dov'è Pannella? Momenti storici per i radicali sicuramente, quindi è comprensibile anche il loro riservo e la necessità di condividere con pochi intimi questa gioia. Dov'è Marco Pannella, Francesco? Non mi sente Giorgino. Dov'è Pannella, Giorgino? Dov'è Pannella a festeggiare? È chiuso invece in una stanza qui accanto,
che è la stanza dove era riunito fin dalle 8 di questa sera il quartier generale, il comitato dei radicali. Pannella ha fatto solo quella dichiarazione di cui vi ho riferito precedentemente, che è una dichiarazione che ha un segno politico, una valenza politica molto precisa, perché vuole significare che i voti della lista Bonino non sono voti che vengono affidati a prioristicamente all'uno o all'altro schieramento, ma che saranno il frutto di una valutazione misurata dopo aver visto i programmi elettorali di entrambi gli schieramenti. Bene, grazie. Laura, non dobbiamo pensare che ci devono essere nuove dichiarazioni, vero? È possibile che ci siano, una volta che si avranno dati più consolidati. Per il momento qui i festeggiamenti si sono placati, non tanto per il risultato, ma sicuramente per la stanchezza. Vorrei ricordare comunque un passaggio chiave dell'unica dichiarazione che ha rilasciato Pannella, nella quale appunto ha detto quale sarà il futuro di questi 9,2%, questo bottino così consistente realizzato dalla lista Bonino. Ha detto: noi ci collocheremo all'opposizione della maggioranza e all'opposizione dell'opposizione, lasciando intendere quindi che rimarranno avulsi da qualsiasi schieramento politico. Queste sono le intenzioni dichiarate a caldo da Pannella subito dopo la prima proiezione, quindi possiamo già parlare di futuro politico di questo partito. E poi ha ribadito la battaglia sui referendum, i 21 referendum che sono stati presentati qualche settimana fa. Loro andranno avanti appunto con il loro cavallo di battaglia, che è quello dei referendum. Va bene. Ripeto che prego. Potrebbe esserci un'ulteriore dichiarazione. Ecco. Va però, bene, faccelo sapere. Non abbiamo nulla di certo al momento. Grazie. Ciclone Bonino, adesso ne parleremo con i nostri ospiti. Intanto vediamo un servizio su Emma Bonino. Musica e brindisi per un successo boom e assolutamente a sorpresa, quello della lista Bonino, il quarto partito in queste elezioni europee. Questa notte l'Ergife e l'albergo come loro quartiere generale, champagne e lacrime di gioia si confondono. Ringrazio prima di tutto il popolo radicale, questo drappello di visionari cocciuti che tanto ha dato e continua a dare da decenni al nostro paese, pagando di persone e ricevendo finora in cambio quasi nulla. E ringrazio anche con autentica commozione tutti coloro che hanno sostenuto con slancio e passione civile la campagna Emma for President e che votando per noi oggi hanno voluto premiare il nostro lavoro e mostrano di saper distinguere tra chi all'ideale europeo dedica la propria vita e chi di Europa si riempie la bocca soltanto quando deve raccogliere voti. I referendum per lo Stato di diritto costituiranno, è quello che ci siamo detto con Emma, a partire dalle prossime ore, l'essenziale del nostro lavoro. Noi siamo partito di opposizione alla maggioranza. Noi siamo partito di opposizione alla opposizione. Sono una valanga i voti che si sono riversati sulla Bonino, che in Marco Pannella ha trovato anche questa volta un supporter d'eccezione. Ancora presto per capire da dove siano arrivati i consensi. Molte donne, azzardano alcuni militanti, ma anche delusi dell'estrema sinistra e soprattutto tantissimi voti di protesta. Un ruolo importante potrebbe averlo giocato anche la campagna per Emma for President, condotta con determinazione da militanti, amici e simpatizzanti. Ma è solo l'analisi della prima ora. Dopo i festeggiamenti della notte e poche ore di sonno, lo Stato Maggiore dei Radicali è già al lavoro per la strategia dei prossimi mesi.